Bella, Jacopo. Ok, stacco il microfono, seguo la partita. E devo staccare il microfono che a quest'ora è una cosa.
Oh, eccomi Jacopo, allora, un paio di cose. Vabbè, come hai visto c'è stato un altro utente che vuole provare a giocare. Un amico mio di Roma, che andava a vedere le azioni i primi anni 2000. Mi sono fatto la Coppa America perché è la prima competizione che c'ha posto per persone nuove. E un'altra cosa, ecco, ieri mi è capitato la prima volta che andava via la corrente durante una partita di Davide. E siccome non mi faceva troppo schifo il regolamento che ci stava, perché comunque non era una regola, era arrendersi all'evento, non era un regolamento, perché avrei dovuto rifare la partita da 0-0. Mi sono inventato insomma una cosa per portare la partita correttamente a termine. Quindi la partita è stata sospesa al 69esimo, diciamo, sul 2-1 per il Manchester City. Non ho salvato, chiaramente non potevo salvare, andata via corrente. Ho ricaricato, ho ripetuto la partita e ho ritenuto valida la partita dal minuto 70, mi pare, fino alla fine, insomma, il tempo che mancava. Chiaramente il risultato, ho sommato i due risultati, contando sempre soltanto lo spezzone di partita, non ha segnato nessuno. È finita 2-1. Per far registrare il risultato mi sono inventato un'altra cosa, perché poi comunque il risultato della seconda partita l'avrebbe registrato era finita 1-0 per Tottenham, quindi a me serviva registrare al 2-1 per Manchester City, quindi non ho salvato, ho fatto comunque la diretta su Twitch, ci sono tutti due spezzoni di partita, non ho salvato. Ho rifatto una terza partita con due joystick, risaccando 2-1 con gli stessi marcatori e stessi assist. Quindi ha registrato la partita con il fine. Ho scritto sul forum il cambio di regolamento. Quindi se dovesse risuccedere, da oggi in poi c'è l'ombrello con cui ripararci. Avremmo dovuto ripetere la partita, era veramente brutto. Queste sono le due cose che ti volevo dire. Ah sì, dai, perché era troppo brutto, sennò. Ciao, ragazzi. Io manco mi ricordo la classifica del gruppo 2, mi sembrano tutti i gruppi in equilibrio. Stanotte, ieri notte, ho perso io. Ho perso una partita di merda col Montenegro. Adesso sto a rivedere un attimo i fantasmi, perché la classifica si è accorciata, insomma, stanno tutti lì. Un girone equilibratissimo per il mio. Giocando in casa la vittoria sarebbe, non dico d'obbligo, però sono difficili questi cavolo dei gironi, sono più difficili questi che quelli del mondiale, un altro po'. Come in verità poi, che sleppa, ragazzaccia, brutta palla che arriva in cielo. Ma
Poi se Alessandro gli piace, gli famo giocare pure la Coppa dei Lupi. E... Tanto è sempre il discorso del sorteggio, comunque non lo conosce nessuno, solo te. Quindi non possono prendersi le squadre per avvantaggiarsi sul tabellone, non conosciamo. L'idea è bella, io gli ho fatto vedere più o meno in grandissime linee come funziona, poi comunque quando cominciano a giocare, che poi alla fine è più facile la pratica che la spiegamento, ragazzi, capito? Qua stiamo migliorando i brutti, eh. Io credo che col Tottenham se arriviamo con la rosa integra possiamo giocarci. Certo, loro sono Kane, Son, Kulusevski e Perisic. Non vedete come ci arriviamo, se rientra Ibra pure. Sera a Cremona è la classica trappola, bisogna stare veramente attenti. Turnetta settimanale, ci sono turnover. Hai giocato? O è ancora quella di sabato che sta in piedi? Ecco, bisogna iniziare a darli un po' prima i cambi perché rischia veramente di muovere la palla, non lascia più, comunque lascia un'attesa. Palo esterno. Seconda punta. Dentro per Lukaku, vai, frustata di destra. La toccata di Massoro. Lukaku, si è mangiato. Vabbè, c'è la difensiva addosso. Non si può parlare del mangiato. Però magari ecco, doveva tirare prima.
scimmione, porca vane, fa un salto di 2 metri, tiri al volo. E invece la stoppata di petto. Non ci vanno, no. L'altra parte, non ve lo. Cross su pallone lungo, qualificato, ritardo di nuovo. Ma c'è il fratello, Jordan, tenete viva l'azione, forse l'ultima della partita, De Bruyne il tiro da fuori. Mario, recupero, dai, in azione si può fare, se ci sbagliamo. Cervellotico ma buono, cross, cross, funziona, mannaggia, ma dai che schia funziona lì, quella strada, grazie. Michael ha levato la palla dalla porta qua proprio con una mano. Murato, Lukaku pure qua. Qua poteva fa meglio. Traverso. Una saetta di De Bruyne. Vicino alla porta, comunque vabbè, partita ricca di azioni perché alla fine i portieri o comunque i tiri ci sono stati. Questo pure se l'è mangiato. Meno male. Palo esterno. Beh, comunque se l'è mangiato, non è che c'ha tutto sto angolo di tiro, eh. C'aveva giusto l'angolo dove stava comunque piazzato Courtois. Certo, se te pia la parte interna invece di quella esterna del palo, 11 tiri a 3. Peccato, con letto poteva uscire, no? Un po' Romania cazzo ha vinto 4-2, sei terzo, mamma mia, sono cazzo quella della Romania, l'Irlanda è prima stata, ah no, allora l'Irlanda stava a 6, allora bene così, ok, pensavo era la Romania che stava a 6, lui stava a 4, l'Irlanda stava a 6, secondo grande equilibrio, tutti i gironi sono bravissimi, sempre quelle quattro squadre che si giocano in posto. Vabbè, l'ultima andata la giro di voi. In Irlanda. Devo controllare. Così a occhio non te so di. La maggior parte dei giocatori ci stanno.
alcuni se sono proprio comuni, se conosco, però devo controllare. Oh, appena c'è un attimo di tempo, devo dare le convocazioni pure del Brasile a quello nuovo. Devo fare un po' di cose. Non penso manco io, non credo, però chiaramente devo controllare. Che poi che te ne dico come controllo? Io vado su Google. È una cosa che fa pure idea. Vado su Google e vedo il nome del giocatore, se è reale. Tanto se non è reale, Google te lo dice che è un giocatore dei PES. Non ricordo, ma sì, ma ricordo quella merda, non ricordo bene. Vabbè, dai, vediamo un po' se riesco a fare qualche altra partita, perché c'ho Simone, Davide, Francesco, però vediamo un attimo. Tempo è poco, si gioca. Vabbè, ti faccio sapere appena. Appena c'ho tempo controllo. Appena c'ho tempo controllo. Vediamo un po' la prossima partita. Lukaku come sta? Tutti bene, solo Witzel sta male. Vabbè, Jacopo, dai, ti saluto. Buona quasi notte per te. Tanto qua è buio, qua, quasi. Se becchiamo domani, dopodomani. Vediamo là. Ah, l'hai preso, bravo, bravo. Ma poi comunque passa talmente tanto tempo mo che cambierà telefono. Non so quando sono le prossime qualificazioni, mi sa mo. Forse c'è la Lega dei Leoni prima, boh, non mi ricordo. Vabbè, dai, ti saluto. Buona serata.